Salita di Costa Nera, salita della Cipressa, cominciamo in questo momento. C'è anche Kim Kirschen in seconda posizione, dunque la Fassa Bortolo cerca di tenere alto il ritmo senza però fazionare il gruppo. L'obiettivo della formazione diretta da Ferretti è proprio quello di allungare il gruppo senza creare però fratture importanti. Mentre Kirschen sta facendo lo stopper in seconda posizione, riconoscibile dal momento che ha la maglia di campione lussemburghese, da non confondere con Decker che invece veste la maglia di campione olandese. In terza posizione si era mosso anche l'anno scorso Erik Decker della Rabobank, atleta esperto, un corridore che l'anno scorso ha vinto in maniera clamorosa la Parigi Tour al termine di una fuga lunghissima. C'è anche Bettini, vedete Mario Cipollini che pedala intorno alla ventesima posizione, naturalmente lui dovrà difendersi in questo tratto in salita. Siamo nel comune di Costa Rainera, un'ascesa che misura 5 km e 700 metri con l'ultimo chilometro e mezzo in falso piano che collega i due comuni, Costa Rainera a Cipressa. Ed è Luca Scani, un giovane neoprofessionista in testa, sta facendo a tutta questo primo tratto di salita, poi Kirschen, poi Decker, abbiamo visto anche Davide Rebellin in quarta posizione. Si era messo in evidenza anche alla Tirreno Adriatico Luca Ascani nel corso della prima tappa di Civitavecchia. Con il numero 135 proprio Davide Rebellin fu sfortunatissimo l'anno scorso, Davide cadde, andò a finire contro Bartoli nel corso della discesa della Cipressa. C'è anche Kashiekskin del Kazakistan e notate l'agilità con cui riesce a salire Alessandro Petacchi. E al Alessandro suo fianco Petacchi è lì con il 111 di dorsale e c'è Franco Pellizzotti al fianco di Petacchi. Sì, Pellizzotti, sta arrivando anche un uomo della Sunia Duval, ma tra un po' mi aspetto un attacco della Ceramica e Panaria, saranno loro che movimenteranno questa salita, almeno io penso. Andatura sostenuta, ha già fatto partire il cronometro Davide Cassani e in effetti è proprio un Panaria che prova a sganciarsi, si tratta del bolognese Luca Mazzanti. Non c'è pari de Grillo, quindi Panaria dovranno per forza portar via una fuga. Ci sono Mazzanti, c'è Tiralongo e c'è anche Sella. Sella, vincitore lo scorso anno di una tappa al Giro d'Italia, bellissima quella di Cesena, e sono loro che stanno cercando di attaccare in questo primo chilometro della Cipressa. Fabretti, a te la linea. Sensazione, è solamente una sensazione, ma quello che percepisco è che questa Cipressa non sia stata presa tutta dai corridori. Infatti il gruppo, il plotone rimane pressoché compatto, anche se molto allungato, comunque compatto. E intanto ci segnalano che il gruppetto dei ritardatari, di coloro che erano rimasti indietro per la caduta, sono a 40 secondi, dunque Valverde e Marinangeli segnalati a 40 secondi. Tanti saluti, arrivederci l'anno prossimo, non c'è la possibilità per loro di rientrare. Siamo sicuri che ci fosse Valverde dietro? Sicurissimi no, ma la sensazione era quella. Un Mazzanti che ha provato l'allungo ma per adesso non riesce a fare la differenza. C'è anche Thor Ushovd, attenzione a questo atleta norvegese, campione nazionale. Vediamo ancora Stuart O'Grady che pedala intorno alla 25esima posizione. Per adesso Cipollini si lascia sfilare ma non si stacca, dunque un Mario Cipollini per il momento in grande condizione, anche se per lui il tratto più duro sarà dal terzo al quarto chilometro, là dove le pendenze raggiungeranno il 7%. Adesso infatti chiediamo aiuto ad Alessandro Fabretti se riuscirà a scovare la posizione di Valverde, perché noi abbiamo avuto comunicazione di un Valverde nel secondo gruppo ma non ne siamo assolutamente sicuri. C'era un Isole Baleari, che è proprio la squadra di Alessandro Valverde, lì affiancato a Stuart O'Grady, ma non siamo riusciti ad individuare il numero. Invece qua, eccolo qua, invece davanti. C'è Valverde? Sì, eccolo lì. Valverde è nel primo gruppo, quindi... Ma è proprio quel corridore che vediamo alla destra di Jens Voigt. Eccolo qui, Alessandro Valverde. Dunque, vi avevamo dato un'informazione non corretta. Valverde non era rimasto coinvolto nella caduta e quindi ha tardato. E a questo punto è pericolosamente in questo gruppo. Lo diciamo per difendere in qualche modo i colori degli italiani. Certo. Pensa Davide che nella storia
della Sanremo. Ci sono 48 vittorie italiane e 47 straniere, quindi è una lotta assolutamente all'ultima vittoria. Abbastanza sorprendente la posizione di Francesco Casagrande, eccolo qui all'attacco nonostante un problema ad un ginocchio che lo ha tenuto lontano dalle corse per un periodo abbastanza lungo, e qui all'attacco sulla salita di Costa Reinera, salita della Cipressa. Non è nuovo a tentativi di questo tipo Francesco Casagrande, un attaccante nato classe 1970, se non ricordo male provò Francesco Casagrande ad andarsene sulla Cipressa nel 2001, quindi storia di 4 anni fa, e percorse i 5 km e mezzo della Cipressa in 9:36, che è il record degli ultimi anni. Sì, ancora meglio rispetto a tempo fatto registrare da Pantani nel 99, quando impiegò 9 minuti e 38 secondi. Gruppo comunque allungato, a te la linea Fabretti. Il gruppo rimane allungato, ma ripeto, rimane pressoché compatto, a parte alcuni corridori che hanno perduto contatto, ma sono veramente pochi al di là dei 30 che sono rimasti indietro. In effetti neppure io ho visto Alejandro Valverde, comunque mi riproponevo al termine della Cipressa di andare, di portarmi su quel gruppetto per verificare. Comunque avete verificato voi? No? Io ho notato che non ha il numero sulla bicicletta, può darsi che abbia sostituito il mezzo, oppure ce l'ha in una posizione nascosta il numero Alessandro Valverde per essere facilmente individuato. È la volta di Paolo Tiralongo, corridore siciliano, dunque Tiralongo e Casagrande provano a fare selezione, siamo ormai al terzo chilometro di ascesa. Eccolo qua, Tiralongo con Francesco Casagrande in seconda posizione. Francesco Casagrande che quest'anno ha partecipato solamente a 2 gare, al Giro del Mediterraneo e al Gran Premio di Chiasso, dove si è ritirato. Molti piazzamenti invece che segnalano un ottimo stato di forma per il siciliano Paolo Tiralongo. Cominciamo con il trofeo La Iguaglia per passare alla Milano-Torino, sempre piazzato. Paolo Tiralongo che ha avuto grossi guai fisici sia l'anno scorso che 2 anni fa, ed è confortante che abbia ritrovato una condizione competitiva. Dunque Tiralongo e Casagrande che non riescono a guadagnare granché, anzi il gruppo li ha già raggiunti. Fabretti. E adesso io mi trovo in coda al plotone con Kron che sta faticando, davanti a lui ci sono altri corridori, ma il gruppo rimane sempre sempre compatto. Ormai è terminato il tratto più difficile, ancora un chilometro circa, qui le pendenze sono intorno al 2-3%, qui possono andare 40 all'ora, anche di più. E queste immagini invece si riferiscono ad atleti che erano rimasti staccati e che cercano di recuperare. Abbiamo visto Commesso, abbiamo visto Ludwig della Domina Vacanze, qui siamo tornati su Alejandro Valverde, siamo nella parte... Guarda dove ha il numero, ecco sì, perché non lo vedevamo. Sotto la sella. Ha il numero proprio sul canotto del sellino, quindi Alessandro Valverde con estrema facilità sta completando la salita ed è sella, ci prova sella, quindi le previsioni di Davide Cassani si sono rivelate giuste. In Panaria all'attacco, prima con Mazzanti, poi con Tiralongo, adesso con Emanuele Sella. Siamo nel tratto in falso piano verso Cipressa, verso la chiesa della Visitazione, lì si concluderà la salita. Qui noto poca esperienza da parte di Sella, è scattato praticamente in pianura, non poteva guadagnare niente, difatti vedete il gruppo lo ha risucchiato immediatamente con gli uomini di Alessandro Petacchi. Siamo in cima alla salita di Costa Reinera, cima della Cipressa. 9 primi e 30 secondi, quindi un tempo record per coprire questi 5 chilometri e 7 di salita. Non scatti secchi, ma evidentemente un ritmo infernale. Prima Scani, poi Mazzanti, poi Tiralongo, poi Sella. Ecco qui, rivediamo proprio il culmine della salita, siamo a Cipressa. Adesso comincia la discesa, molto tecnica, molto difficile. Una discesa che presenta 25 curve con 3 tornanti. Da Cipressa si passerà nella frazione Aregai per tornare poi sulla statale Aurelia. E lì mancheranno al traguardo meno di 20 km.
Ecco, questa edizione del 2005 va segnalata anche per l'ascesa record sulla salita di Costa Rainiera, ovvero 9 minuti e 25 secondi, Paolo. Ma un tempo veramente bello, perché 10 secondi meglio del secondo. Tra l'altro, i primi due atleti non erano grandissimi campioni, probabilmente la salita è stata fatta forte dall'imbocco. Vediamo Casagrande in questo momento, è stato uno degli animatori di questa fuga. Casagrande è un atleta che sapeva fare la differenza. Lui era un campione. Lui era un grandissimo campione, ha vinto un sacco di corse, si è trasformato dai primi anni dal professionismo, da corridore completo è diventato quasi uno scalatore puro. Che tra l'altro proprio lui deteneva il record sulla cipressa delle ultime edizioni con il 9.36, quindi 9.28 di 8 secondi, si sono migliorati in quest'anno, sì, probabilmente è proprio l'inizio, la velocità media dell'andatura che ha fatto la differenza. Sì, sicuramente l'hanno imboccata forte, quest'anno non è successo quello che succede in alcune occasioni, che dopo l'imbocco della cipressa il gruppo si apre perché ha speso tanto per riuscire a entrare nelle prime posizioni e si ferma. Quest'anno hanno proseguito diritto e hanno fatto un gran tempo. Altro corridore di grande classe è sicuramente Alejandro Valverde. Valverde è corridore di grande classe, corridore tipo Gilbert, quei corridori che quando arrivano davanti non sbagliano. Sì, però alla Sanremo non ha mai fatto nulla di incisivo, lo vedevamo proprio adesso quando le immagini hanno sfumato e noi poi dallo studio ritorniamo a rivivere l'epoca. Eccolo qua, Alejandro Valverde, dicevamo... Alejandro Valverde, grande corridore, grandissima classe per lui. Adesso possiamo andare a rivedere il finale, ma manca ancora molto, manca la discesa di cipressa, i 9 km di cui abbiamo parlato prima, poi Poggio e poi l'arrivo a Sanremo, edizione 2005. Di chilometri ne mancano 20, quindi ci sono 2,5 km, 3 di discesa e poi si ritorna sulla via Aurelia. Eccolo qua Celestino. È normale. Tratto da brividi, Celestino, come aveva fatto l'anno scorso, vuole disegnare le curve e possibilmente cercare dei compagni di fuga. Aveva previsto e dichiarato anche un tentativo sul podio, evidentemente è più forte di lui. Mirko Celestino, quando vede la discesa della cipressa, vuole buttarsi giù a tutta. La conosce come le sue tasche, forse ancora meglio. Tra un po' ci sarà quella discesa, quella curva che inganna, una curva sulla destra. Vedete che Celestino ha anche il tempo di bere, di buttare via la borraccia, ma gli uomini di Petacchi sono pronti, come anche Davide Rebellin. Davide Rebellin potrebbe tentare una soluzione personale. Questa sul è la curva poggio brutta. Oppure anche aiutare Danilo Ondo. Non esatto. Dimentichiamoci di questo velocista tedesco della Gerolstein. Hai fatto bene a ricordare il nome di Danilo Ondo, un corridore veloce, un corridore che riesce a superare molto bene queste salite. Fabretti, velocità pazzesca immagino. Adesso siamo intorno ai 70 km orari, la discesa come già dicevate voi è molto tecnica, il gruppo ha superato il cartello dei 20 km alla conclusione in questo momento. Molti corridori che si erano attardati, molti dei corridori che si erano attardati stanno per riportarsi nel gruppo. Come condizioni dell'asfalto sono migliori quelle della cipressa rispetto a quelle del Poggio? È un asfalto più vecchio, più liscio, più usurato quello del Poggio rispetto all'asfalto di cipressa. Questo è molto bello, vedete le traiettorie perfette per Celestino, un po' di difficoltà per il corridore della Fassa Bortoli in seconda posizione, mentre Bettini lo vediamo in adesso vediamo, Bettini mi sembra sì, in quinta posizione, molto bene anche Paolo Bettini, siamo ormai in fondo alla discesa, tra 500 metri la corsa ritornerà sulla via Aurelia. Di una cosa abbiamo la certezza, che i due Fassa presenti non collaboreranno nel tratto. Ma non ci pensano proprio, non ci pensano proprio, sono lì e hanno la funzione di stopper. Attenzione anche Tom Bonen con Zabel, con Tom Bonen ci sono tutti i velocisti che
anno dopo anno prendono le misure a questa classicissima. Siamo tornati su l'Aurelia, gentili telespettatori. Ecco, guarda, questo e Tom Bonen addirittura lancio un cambio all'americana. Vedete, non ce la faceva Zabel, dal momento che c'era un piccolo buco Zabel ha dato la mano, un classico lancio all'americana, lancio all'americana che conosce molto bene Silvio Martinello. E il grillo non poteva non farsi vedere anche in questo tratto. Generosissimo Paolo Bettini, campione olimpico, colui che negli ultimi anni è sempre riuscito ad interpretare in maniera fantasiosa la Milano-Sanremo. Martinello, a te. Sì, bellissimo l'attacco di Bettini, malgrado non sia in grandissima condizione, lo ha dimostrato la Tirreno Adriatico di non avere purtroppo la condizione dell'anno in cui... Allora, abbiamo risolto la leggenda di Celestino distruggendola, perché il nostro archivista, a cui dobbiamo anche la ricerca di tutti questi filmati che stiamo vedendo, Pino Fisolo, è andato a controllare. La Sanremo del 1974 si è corsa il 18 marzo, mentre invece Celestino è nato il 19 marzo, e quindi quando Gimondi passava con la maglia di campione del mondo, sua mamma era ancora in attesa di dare la luce a Mirko Celestino, e quindi niente, abbiamo distrutto una leggenda, però ne stiamo vivendo con le immagini tante di leggende, di corridori veri, e eccolo qua, è lui in discesa che conduce questo gruppetto, e quindi abbiamo maglia Telecom, questo è il tuo amico Vinokurov. Sì, Celestino è davanti. Era più avanti in solitario. Tra l'altro abbiamo visto un'operazione lancio all'americana spettacolare, e i corridori di vecchia generazione, guardate, questo si usa quando l'atleta che tira non riesce più a chiudere il gap, il buco che si è creato, per facilitare il rientro, da un lancio e tutti gli altri gli vanno dietro e si riportano sotto. Ecco, benissimo, e l'importanza di fare pista, come sottolinea sempre Silvio Martinello, per i giovani corridori e anche per quelli in attività. Ai miei tempi, 10-15 anni fa, quando si era in fila indiana tutta, che un corridore non riusciva a tenere le ruote, si spostava, dava la mano a quello che seguiva e lo buttava sotto la ruota. Adesso non si fa. Adesso si è un po' persa questa usanza. La vecchia scuola. Andiamo a vivere la Milano-Sanremo del 2005. Protagonista, la grande esperienza, ha fatto una discesa a ruota dei migliori e si è lanciato in questo tratto in pianura che diventa, in alcune occasioni è diventato determinante, perché i favoriti principali si controllano e ci può essere sempre qualcuno che può prendere di sorpresa tutti e cercare di andare. Bettini sta facendo questo gioco mentre Tom Bonen, il suo compagno di squadra, attende lo sprint e la volata nel tentativo appunto di battere i migliori. Bettini, che non avendo la condizione di 2 anni fa, ha cercato questa carta a sorpresa in fondo alla discesa. Non ci sono possibilità perché gli uomini di Petacchi sono pronti. Adesso vediamo, potrebbe essere Algan, il corridore della Crédit Agricole, che si è lanciato all'inseguimento di Bettini, non ne sono sicuro, è comunque un corridore della Crédit Agricole, e questo invece è il gruppo. Gruppo che naturalmente è sceso allungato dalla Cipressa, là davanti ci sono Paolo Bettini e un atleta della Crédit Agricole, adesso cercheremo Kashiekskin. È del Kazakistan, quindi è un conterraneo di Alexandre Vinokurov. Dovranno essere passati Riva Ligure, Arma di Taggia e Capo Verde prima del bivio per il Poggio di Sanremo. Sono 9 chilometri terribili per coloro che sono in avanscoperta, perché dietro naturalmente il gruppo ha dei vantaggi enormi. Ha tutto il tempo, parlo del gruppo, di organizzarsi e di andare a riprendere 2 fuggitivi. E qui adesso è un tratto in leggerissima salita, adesso mi aspetto, ecco, di farti vedere. Il gruppo si è già organizzato con gli uomini di Petacchi, tutti lì davanti. Berto Petito, poi Kim Kirschen e c'è anche Marco Velo in terza posizione. Gruppo forte di una 50ina di unità, te Fabretti. Nell'atti che è rimasto ha tardato Fred Rodriguez, campione americano già piazzato qui alla Milano Sanremo. E Cipollini? Cipollini mi sembra lì davanti. Quindi sono tutti davanti i velocisti? Eh sì, per ora sì. Eccolo là, lo vediamo adesso, tra un po' dovremmo vederlo, Mario Cipollini dall'elicottero. Beh, comunque vada a finire Mario Cipollini, che tra pochi giorni compirà 38 anni, va applaudito, è riuscito a tenere le ruote dei migliori sulla Cipressa, cosa rara per lui. Dunque un Cipollini estremamente competitivo. Quest'anno si è già tolto la soddisfazione di battere Bonen in una volata al Giro del Qatar e anche di battere Petacchi al Giro della Provincia di Lucca. Uno dei pochi che è riuscito a battere Alessandro in un arrivo pianeggiante.
sempre a tutta, i due uomini al comando, 16 secondi di vantaggio, dietro ci sono tutti i velocisti, almeno Petacchi, Cipollini, abbiamo visto anche Ondo, abbiamo visto O'Grady, c'è anche Alan Davis, corridore della Liberty Seguros, naturalmente Oscar Freire. E chi lo stacca Freire? Secondo me ha giocato sulla Cipressa Freire. Bisognerà aspettare invece il poggio probabilmente per vedere l'azione di Alessandro Valverde. È assolutamente il più temibile di questo gruppetto, ma anche Pellizzotti potrebbe finalmente mettere fuori la propria ruota, un Pellizzotti che ha dato forte alla Parigi-Nizza. Eh sì, sono loro due gli atleti che potrebbero cercare di sfruttare quest'ultima salita. Non è durissima, ma dopo 288 chilometri è duro anche un cavalcavia. Kasiecki e Bettini. Il tentativo di Bettini è avvenuto non appena ha imboccato la statale Aurelia, quindi al termine della discesa ha visto un attimo di deconcentrazione da parte degli altri atleti e ha provato lo scatto. E questa è pure semplice generosità. Vi ricordate quando Bettini vinse la Sanremo? Attaccava in salita, attaccò sulla Cipressa e attaccò sul poggio. Non ha la stessa condizione, lo sapeva, e ha cercato di sfruttare questo tratto pianeggiante dove scattare è un po' più semplice, ma sfortuna sua, ci sono 5 uomini, anzi in questo momento sono 2, che stanno tirando per andarlo a riprendere, stanno tirando per Alessandro Petacchi e tutti gli altri. Sembrava comunque un'azione destinata a risolversi in pochissimo spazio, e invece hanno ancora oltre 10 secondi di vantaggio Bettini e Kasiecki. A me Fred Rodriguez sembra nel gruppo da Fabretti. Proprio così, rientra in questo momento il gruppo dei ritardatari, il gruppetto nutrito dei ritardatari di cui faceva parte anche Fred Rodriguez, ed è rientrato grazie all'azione di Boven, Den Bakker e Orrillo. Dunque 3 uomini Rabobank sono rientrati nel gruppo. Vi volevo segnalare che nel gruppo c'è anche Gabriele Colombo, che vinse qui nel 96. È proprio la sua corsa la Sanremo, ci riferiamo a Gabriele Colombo. 26 secondi, 26 secondi per Bettini e per l'atleta del Kazakistan. Dunque un tentativo che sta assumendo delle proporzioni rilevanti. Il problema per loro arriva proprio adesso, perché la strada comincia a crescere, siamo ormai nei pressi di Armaditaggia, e davanti, dal momento che Petacchi comincia a preoccuparsi, ha messo tutti gli uomini davanti, manca solo Ongarato, tutti gli altri ci sono. Gruppo forte adesso di almeno 60-65 concorrenti. Fabretti, a te. Sì, è proprio così, è forte di 60-70 uomini. Adesso stiamo superando questo tratto in cui la strada si biforca, la natura non è altissima, anche perché c'era solamente la fassa Bortolo davanti a tirare. È chiaro, non c'erano uomini Rabobank, però Oscar Freire, attenzione perché c'è una caduta, una vera e propria scivolata, senza grandi conseguenze a livello fisico. Comunque l'uomo della Davita Monlotto, si tratta di Van Sumeren, è rimasto a terra, è scivolato e non rientrerà più nel gruppo. È rientrato anche Salvatore Commesso della Lampre Caffita. E bravo Totò, dunque un Commesso che sta dimostrando di non andare forte solamente nel mese di luglio. Tra pochissimo, ormai 3 chilometri, il poggio di Sanremo con un generoso Paolo Bettini all'attacco. Paolo Bettini andrebbe premiato solamente per la fantasia con cui interpreta determinate corse. Eh sì, ce ne fossero di corridori così, mai domi, sempre all'attacco anche se la forma non è delle migliori. E hanno guadagnato ancora qualcosina, 30 secondi, arrivano anche gli uomini di Oscar Freire. E per forza devono arrivare, altrimenti per i velocisti sarebbe una beffa. Arriva Jan Boven, arriva anche l'esperto Maarten Den Bakker e poi Mazzanti e anche l'altro della Panaria, Emanuele Sella, Galleria Castelletti. Quindi Armaditaggia alle spalle, sono già usciti i due fuggitivi dalla galleria, adesso c'è un tratto in leggera discesa, ancora pochi chilometri, poi il poggio. E notate come chieda pochi cambi Paolo Bettini, la grinta, la classe, la generosità del grillo livornese. Negli ultimi anni ci ha provato in discesa dal poggio, ci ha provato sul poggio, ci ha provato sulla Cipressa. Quando vinse nel 2003
riuscì a tenere la ruota del proprio compagno Luca Paolini. Oggi il suo tentativo in un tratto assolutamente impensabile. Al termine della discesa. Adesso guardiamo il distacco più o meno invariato, almeno l'impressione è questa. Siamo nell'ordine dei 25 secondi. Squadre Fassa e Rabobank praticamente al completo, c'è Valverde in quarta posizione, campione spagnolo che viene da Murcia. E adesso è Baldato che si è portato al comando, Fabio Baldato. Mario Cipollini, bravissimo oggi. Vedete, c'è anche Kurt Asle Arvesen, altro atleta norvegese. Ci dovrebbe essere anche Baden Cook della Française des Jeux e anche Gilbert, questo belga che potrebbe tentare un'azione sul poggio. Rilancia ancora Paolo Bettini. Adesso perderanno secondi perché la strada torna a salire. Si conoscono molto bene questi due atleti perché nel 2003 erano compagni di squadra alla Quickstep. E dire che Paolo Bettini ha avuto un avvicinamento alla Sanremo molto problematico per lui, due influenze in famiglia, si sono ammalati tutti e lui ha avuto due ricadute. E alla Tirreno Adriatico nelle prime tappe era l'ombra di se stesso, strada facendo ha trovato la condizione che cerca di sfruttare adesso, anche se non è al massimo. Ancora poche centinaia di metri e poi comincia il poggio, meno di 10 km all'arrivo. Ecco, se volete individuare Valverde basta capire quello che non ha il numero. Alessandro Valverde, vedete, ha la divisa variegata con predominanza dell'arancione, maglia delle Isole Baleari, da non confondersi con la maglia della Domina Vacanze. Siamo a 20 secondi di margine per Paolo Bettini. Sono un po' pochi dal momento che ci sono ancora 9 chilometri e mezzo circa. Tra un po' il bivio a destra, stanno perdendo molti secondi. Eccolo qua il poggio. Ci siamo, signori, è l'ultima asperità della classicissima di primavera, il poggio di Sanremo, che misura 3 km e 700 metri, pendenza massima del 7%, pendenza media del 3.8. Tra un po' verranno ripresi. Il gruppo è lanciatissimo, gruppo lanciatissimo. 15 secondi all'imbocco della salita per Bettini e Kashiekskin. Tentativo coraggioso per questi due atleti, in particolare per Bettini, che ha ricevuto ben pochi cambi dal corridore della Crédit Agricole. 30 curve e 4 tornanti prima della fine di questa salita. 2 km al 5%. 9 chilometri, meno di 9 chilometri la conclusione. Vedete Kashecki, vedete Bettini, ma lì a 100 metri il gruppo tirato dagli uomini di Alessandro Petacchi. Non ha fatto corsa anonima il grillo livornese, ci ha provato, e se avesse avuto un altro compagno di fuga o altri compagni di fuga più determinati, questa azione letteralmente inventata avrebbe potuto anche raggiungere il traguardo. Martinello, un tuo commento sulla situazione attuale. Una situazione in evoluzione, purtroppo per Paolo Bettini sarà difficile riuscire a mantenere il vantaggio perché dietro naturalmente si stanno a questo punto scatenando tutti i principali protagonisti. Abbiamo visto tra i primi Jens Voigt, anche lui ha fatto un grande inizio di stagione, abbiamo visto Danilo Ondo, abbiamo visto Petacchi, abbiamo visto Eric Zabel, abbiamo visto Vinokourov, tutti i più grandi, e naturalmente Oscar Freire, tutti i più grandi che sono lì solo ad aspettare il momento buono. Sarà difficile per Paolo Bettini, ma è indubbiamente un'azione coraggiosa e che denota ancora che testimone, insomma, ce ne fosse stato bisogno, una grande caparbietà e la volontà di questo corridore. Dopo un paio di chilometri, mentre cerca di muoversi Vicioso, mi sembra, atleta della Liberty Seguros, Angel Vicioso, è proprio lui, è come voleva si dimostrare, ci ha provato anche l'anno scorso ed è proprio Vicioso ad andare a raggiungere Kashiekskin, e Bettini li passa a velocità molto più alta, mentre al secondo chilometro di salita in località Santuario Madonna della Guardia ci sarà un falso piano adattissimo a delle azioni di potenza. Sì, hanno già affrontato 1200 metri, ha difficoltà nell'affrontare questo tornante sulla sinistra per Vicioso, un altro attacco, rivediamo l'attacco di Vicioso, mentre qui siamo tornati con le immagini in diretta.
Siamo tornati dallo studio di Milano Rai Sport 2 per commentare questo splendido Paolo Bettini. L'abbiamo visto sempre protagonista nelle edizioni che abbiamo visionato fino adesso, splendido vincitore. In questa edizione si diceva non era il meglio la forma, non aveva la gamba di giorni migliori, eppure ha tentato e tra l'altro ha tentato in pianura proprio alla fine della discesa della Cipressa. E Bettini era un attaccante, non aveva la condizione, abbiamo visto anche dalle immagini che era più grasso del suo solito, però lui non lasciava nulla di intentato, faceva queste cose anche per cercare la condizione e è riuscito a vincere delle corse senza essere al 100%, e questo accade solo ai grandi campioni. Ecco qua proprio il momento dello scatto di Paolo Bettini in pianura praticamente, una bellissima azione, tra l'altro rivivendo queste ultime Sanremo abbiamo proprio rivissuto la carriera di Paolo Bettini, no? L'abbiamo visto lavorare tanto e bene per Bartoli, poi diventare lui il protagonista assoluto. Ma è diventato il protagonista assoluto, era per le corse di un giorno era il faro della corsa, tranne che magari per la Milano-Sanremo che si addiceva anche ai velocisti, si prendeva le responsabilità, faceva lavorare la squadra e non si tirava mai indietro. E tra l'altro abbiamo visto in fuga con Paolo Bettini un corridore allora sconosciuto, Kashenkin, compagno di terra di Vinokurov, Kashenkin che poi si ritaglierà la soddisfazione di arrivare sul podio alla Vuelta de España. Adesso vuoi aggiungere qualcos'altro? Stavo guardando gli atleti che si giocano la vittoria in questo anno e ho notato subito il nome di Ushov, Freire, Petacchi e Bonner. E guardando la Milano-Sanremo di sabato sono ancora loro che vanno a cercare la vittoria. Sì, c'è da aggiungere forse Gilbert, ma i favoritissimi sono tutti lì. No, sono restato impressionato perché sono passati 6 anni, ma i nomi sono ancora quelli. Tra l'altro Gilbert che era presente, ma non era tra i favoriti in quella edizione, come lo sarà invece nella gara di sabato prossimo. Riprendiamo con il 2005. Attivo, ma dopo ci sono ancora 1500 metri. Vedete, c'è Bellizzotti con la divisa Liquigas, ecco Oscar Freire che mi sembra stia utilizzando un rapporto un po' pesante, c'è anche Danilo Di Luca, c'è Fabio Sacchi davanti a Petacchi. Sta pedalando benissimo. Sì, Petacchi è assolutamente più competitivo in salita rispetto allo scorso anno e chiediamo anche la posizione di Mario Cipollini a Fabretti, a te Alessandro. La posizione di Mario Cipollini è buona ma non eccezionale, Mario sta cercando di contenere gli assalti, si mantiene per il momento intorno alla 40ª, 50ª posizione, comunque non verrà, salvo naturalmente eventuali attacchi, non verrà staccato. E vi volevo segnalare anche che oltre a dove ha commesso della Lamprica Fina ci sono altri uomini e si tratta di Daniele Bellani e Giuliano Figueras. Grazie a Alessandro, un Cipollini che cerca di far valere la propria esperienza, ma sicuramente un Cipollini brillantissimo oggi, soprattutto sulla Cipressa. È partito troppo presto Vizioso, adesso è Tiralongo che si sta portando nella scia del corridore spagnolo, ma il gruppo, quel che resta del gruppo, è a pochissimi secondi. È finito il tratto più impegnativo, adesso c'è questo tratto in falso piano, ma attenzione perché tra 600 metri ci sarà un'altra rampa molto molto insidiosa. 7 chilometri al traguardo, vale a dire che al culmine della salita manca poco più di un chilometro. Ancora lui, Paolino Tiralongo con Angel Vizioso, non riescono però a fare il vuoto. Vedete, c'è Valverde con Emanuele Sella, c'è anche il corridore, mi sembra è Vinokurov, questo è la sua pedalata, Alexandre Vinokurov. C'è Rebellin, c'è Pellizzotti, si accendono le micce. Questo tratto Santuario Madonna della Guardia. Questo è quel famoso strappo di cui ho parlato prima, non fa la differenza Vinokurov, però il suo scatto vuol dire che Zabel non sta benissimo, sta bene invece Davide Rebellin con Pellizzotti. E bravo Davide, un Rebellin che l'anno scorso fece qualcosa di eccezionale nelle classiche del nord, e c'è Kim Kirschen a rispondere a questi attacchi, il campione lussemburghese. Stopper, oggi è questo il suo ruolo, Kim Kirschen è andato molto forte alla Parigi-Nizza, ha già vinto 2 corse quest'anno, siamo ormai a 700 metri dallo scollinamento. Unico atleta Fassa-Bortolo che ha disputato la Parigi-Nizza e che è stato convocato per la Milano-Sanremo. Dunque il delfino di Bibione, Franco Pellizzotti con Kim Kirschen, Davide Rebellin, c'è anche Alessandro Valverde con Mirko Celestino e poi anche Axel Merckx.
della Lotto. Axel Merckx, medaglia di bronzo alle Olimpiadi. Vediamo il vantaggio, sta arrivando un altro corridore, il gruppo è a 100 metri con Alessandro Petacchi nelle prime posizioni, c'è anche Ushov, il campione norvegese. Attenzione a questo Ushov che al Tour de France non aveva paura di nessuno e gli arrivi allo sprint. Fabretti, a te la linea, siamo in cima al poggio. Eccoci qua, in cima al poggio inizia la discesa, abbiamo visto ancora un altro attacco. Ma Davide Rebellin è sempre presente. Non era una corsa adatta a lui, ma sul poggio ci provava sempre. Non si è mai mosso sulla cipressa perché sapeva che questo era il punto cruciale. Tra l'altro Davide era anche molto veloce. E poi abbiamo visto anche Franco Pellizzotti. Franco Pellizzotti era agli esordi, aveva fatto un'ottima Parigi-Nizza e anche lui aveva dimostrato di avere uno scatto secco e era riuscito a vincere con questo scatto tappe alla Tirreno Adriatico ed altre corse. Che tra l'altro proprio a favore di Franco Pellizzotti ci sarà una manifestazione di protesta contro la sentenza del Tribunale di Losanna per i 2 anni inflitti a Pellizzotti, che ricordiamo in precedenza era stato assolto invece dal Tribunale italiano, e quindi ci sarà questa manifestazione proprio per manifestare l'affetto a Franco Pellizzotti e questa sentenza che devo dire è vissuta dalla maggior parte delle persone, quasi totalità delle persone del ciclismo in Italia, una vera e propria ingiustizia. Ma penso che sia un'ingiustizia perché praticamente è stato squalificato per valori anomali nel passaporto biologico, mai trovato positivo. Il passaporto biologico è stato creato per monitorare gli atleti, per controllare tutti i parametri e nel caso in cui ci fosse qualcosa di anomalo fargli molti più controlli antidoping. Franco Pellizzotti non è mai stato trovato positivo eppure adesso viene squalificato. Questa è un'ingiustizia. Sì, si è parlato molto di decisione politica, quindi sabato alla partenza del Milano Sanremo ci sarà questa manifestazione di sostegno per il Delfino di Bibione e noi ritorniamo alla discesa del podio adesso, edizione 2005. È staccato Bradley McGee è lentamente andato, si è staccato anche Fred Rodriguez, di nuovo a voi. 6 e 10 il tempo fatto registrare dal gruppo in questa scalata, il ritardo degli inseguitori, 6 secondi. Alessandro, se riesce ad individuarla la posizione di Cipollini, per favore. È avanti Cipollini. È nel primo gruppo Marione Cipollini. Attenzione perché diventa un uomo pericolosissimo, se non altro perché questa è la sua 17ª Milano-Sanremo e l'ha preparata nel migliore dei modi. Forse l'ultima, visto che ormai ha 38 anni, eccolo qui, Mario Cipollini. Comunque vada a finire per lui una grande Milano-Sanremo. Le stesse ruote che ha usato al Mondiale di Zolder. Questa invece azione di Valverde tanto attesa non c'è stata. No. Non aveva evidentemente la necessaria brillantezza per andarsene Valverde, ma non dimentichiamoci che con un leggero margine ci sono questi uomini, tra i quali Mirko Celestino, che in discesa è un funambolo. E cercherà di sfruttare queste curve, difatti si è portato immediatamente al comando, ma il gruppo è troppo vicino. Celestino, poi Rebellin in seconda posizione, Kim Kirschen in quarta e Franco Pellizzotti in terza. Hanno una manciata di secondi, non di più. La discesa del poggio misura complessivamente 3 km e 200 metri. E termina 2 km e mezzo dal traguardo posto qui in via Roma. Per Celestino sarebbe stato necessario un asfalto umido, per non dire bagnato. Allora sì che forse in questo tratto in discesa avrebbe potuto fare qualcosa di significativo. C'è Valverde in questo gruppo, con Pellizzotti, con Rebellin, con Kim Kirschen, con Axel Merckx, quindi un Valverde che ha provato ma senza riuscire in un'azione personale. Vedete, c'è proprio il corridore di Murcia della Liberty, eccolo qui inquadrato, Alessandro Valverde, per lui terza esperienza alla Milano Sanremo. Adesso staremo a vedere se il gruppo riuscirà a guadagnare qualcosina, 50 metri di vantaggio, non di più. Ancora 3 curve difficili, poi la discesa continua, ma sarà un lungo rettilineo che porta la corsa di nuovo sulla via Aurelia. Non l'abbiamo visto inquadrato sul poggio, ma dovrebbe esserci Tomponen, sì, dovrebbe questo esserci. Gruppo con Cipollini e con Alessandro Petacchi. Dunque ennesima sfida tra le ruote veloci nella classicissima di primavera, giorno di San Giuseppe. Eccolo lì, Tomponen.
Martinello, come dovrà lavorare adesso la Fassa, che mi sembra la formazione più rappresentata? Ma sicuramente è molto ben rappresentata, però non dimentichiamo che ha già lavorato molto la Fassa. Sarà importante e necessario per Alessandro Petacchi avere più uomini possibili in grado di lanciarlo al meglio, anche perché credo che abbia ancora vivo nel ricordo la sconfitta dell'anno scorso, quando negli ultimi 50 metri gli mancarono letteralmente le gambe. Petacchi è sicuramente un altro corridore, quest'anno molto più preparato, molto più in palla, speriamo bene. Cerca di giocarsi le proprie carte Franco Pellizzotti, adesso lì davanti a tirare il corridore veneziano, ecco qui Franco Pellizzotti. Verde potrebbe tentare un allungo in questi ultimi due chilometri, Tom Bonen che sarà aiutato da Guido Trenti. Aiutato e pilotato dal corridore con passaporto metà italiano e metà americano, Guido Trenti. Siamo a 2 chilometri e 100 metri dal traguardo, gentili telespettatori, quasi ormai finali della Sanremo. Il gruppo sta recuperando ormai pochissimi secondi. Uscio è già riuscito ad agganciare il drappello dei battistrada. Gruppo compatto, gruppo per modo di dire, perché saranno una quarantina. C'è Marzoli che cerca con la maglia rossa di far qualcosa. C'è anche Axel Merckx che con un'azione similare riuscì a conquistare il bronzo proprio alle Olimpiadi di Atene. Attenzione perché c'è anche Ventoso della Sonia Duval con maglia gialla, in seconda, in terza posizione in questo momento. Un forte velocista questo Francisco Zabaia Gutierrez, che darà una mano a Ventoso, sempre della Sonia Duval. Sbandamenti pericolosissimi. C'è anche Philippe Gilbert della Française des Jeux. Si sta organizzando il treno dalla Fassa, sta cercando di arrivare un altro corridore, Brochard. Laurent Brochard, campione del mondo a San Sebastian. Prova un'azione come quella di Schmil nel 99, ma il Fassa Bortolo, notate Freire, è già in quarta posizione. Siamo all'ultimo chilometro, tratto di Corso Cavallotti, poi Rondo Garibaldi, via Fiume e la virata finale verso via Roma. Vedremo se sarà Velo o se sarà Trenti a lanciare questa volata. Tutti i velocisti sono lì, pronti in che rampa finale di lancio. È sempre una tensione altissima quella che ci fanno vivere questi atleti. Siamo ormai alla curva della Fontana con Marco Velo che cercherà di pilotare Alessandro Petacchi. C'è anche Ondo, c'è 30 in seconda posizione. Sacchi con Tom Bonen che verrà aiutato anche da Paolo Bettini. 400 metri dal traguardo, è una sfida colossale tra i migliori velocisti del mondo. Ancora 250 metri prima del finale. C'è Petacchi e se vuole vincere questo è il momento di volare per Alessandro Petacchi lungo le transenne e vince Petacchi questa Sanremo, una volata fantastica, ha dato due biciclette a tutti Alessandro Petacchi, un'azione formidabile da parte della squadra e lui che quest'anno voleva farcela e ha vinto in maniera autorevole. È stato un due grande. Biciclette di vantaggio, è stato un grande perché Guido Trenti quando si accorge di avere Petacchi a ruota si è spostato, nonostante ciò Petacchi ha atteso gli ultimi 200 metri, poi è partito sulla sinistra e non c'è stato niente da fare, era il favorito e ha battuto tutti quanti e si libera in un urlo liberatorio Alessandro Petacchi. C'è già accanto a lui la nostra Alessandra De Stefano. Te Alessandra, il giorno più bello della mia vita, secondo è il secondo perché il primo penso che sarà il giorno dopo il giro quando sposerò Chiara in chiesa. È una dichiarazione bellissima, ha detto è il secondo giorno più bello della mia vita perché il primo sarà quando sposerò Chiara in chiesa. E sta piangendo Alessandro e si abbraccia con i compagni. C'è sua sorella qui. Facci vivere questi momenti Alessandra, perché questo ragazzo ha messo il sigillo a una carriera. È tutto per te. Sei stato fortissimo. È stato grande Sacchi, è stato lui che l'ha pilotato negli ultimi chilometri. Un Fabio Sacchi che già alla Tirreno Adriatico aveva dimostrato di avere qualcosa in più rispetto agli altri compagni di squadra. Un Sacchi che ha fatto valere la propria classe, la propria esperienza al servizio del capitano. Se Nazareno Balani ci fa vedere quell'istante
Ecco, guardate qui, 300 metri, Trenti si sposta, Petacchi non sa cosa fare, attende, guarda in faccia gli avversari, c'è Ondo, c'è Freire, ma Freire rimane chiuso, parte sulla sinistra Petacchi, non c'è niente da fare, c'è Ushov, c'è Ondo, ma lottano per il piazzamento, c'è anche Credi, ma guarda che roba. E Freire rimonta, ma deve accontentarsi della quinta posizione, signori. Questo è veramente un momento bellissimo con papà Lucio. È un grande. Papà Petacchi. Piangono tutti su questo traguardo, è incredibile. È veramente una cosa incredibile. Incredibile, una gioia, non riesce a farlo bene. Ha vinto tappe al Giro d'Italia, tappe al Tour, tappe alla Vuelta, mancava una corsa monumento a Petacchi. Era nell'aria, guardate che roba, ha paura di essere rimontato, controlla gli avversari ma si accorge che il suo vantaggio è già di 2-3 metri. Vedete Gilbert dietro di lui, vedete Ogredi, Ondo, Ushov che non si vede in questo momento, ma la vittoria non può più sfuggirgli. Quinto Freire, quarto Gredi, terzo Ushov. Siamo in studio in diretta dallo studio Resport 2 di Milano. Allora, commovente, è giusto definirla così, questa volata di Alessandro Petacchi. Ricordiamolo, le enormi pressioni che aveva alla partenza di questa Milano-Sanremo. Tutti sapevano che era il favorito, aveva una squadra costruita per lui. L'anno prima è arrivato lo sprint senza gambe e non poteva sbagliare. È stata una volata spettacolare perché Bettini è partito lungo. Quando si è reso conto di avere alle spalle Petacchi, si è spostato per lasciarlo a vento perché lui stava lavorando per Bonen. E Petacchi ha rallentato, ha aspettato a partire, è ripartito, ha dato due biciclette e ha vinto nettamente. C'è una superiorità stratosferica. Tra l'altro due biciclette a quello che è deputato a pilotarlo nelle volate dall'anno scorso, ovvero il tedesco Danilo Ondo. Ecco qua l'arrivo di Petacchi. E noi abbiamo proprio il vincitore della maglia verde del Tour 2010 in diretta telefonica. Buonasera Alessandro. Buonasera a tutti. Non so se hai potuto rivedere quello che abbiamo visto noi, ovvero questa splendida volata di pura potenza. Sì, ho già visto anche purtroppo quella del 2004, dove forse era più facile vincerla quella volata che perderla, però come avete detto voi sono arrivato senza gambe veramente legnose e purtroppo come sono partito ho capito che per me sarebbe stato difficile vincerla e invece quella del 2005 insomma l'avete commentata voi, no? Le sensazioni erano quelle, avevo una gamba nemmeno paragonabile. Ecco, adesso Alessandro stiamo proprio rivedendo la volata del 2004 con questa splendida costruzione, il treno sì, di avevo, 5 uomini, mi sembra 5 2005. O 6 compagni di squadra tra cui c'era Van den Broek, Trenti, Velo, poco prima Pozzato, penso che era impossibile trovarsi un treno così alla Sanremo, è irripetibile trovare 5 compagni di squadra, come vedete sono scordinatissimo perché ero veramente, come si dice in gergo, legnoso e non riuscivo a esprimere al meglio le mie gambe, ecco, e qui è Pozzato che si era appena rialzato e purtroppo era la volata più facile da vincere, ma per Sanremo che ho disputato l'ho buttata via. Avevo pochissime gare nelle gambe, perché feci solo 8-9 gare prima da Sanremo. Però 2005, mi è allora, per... Sanremo. 2005 è un capolavoro di volata. Tra l'altro diceva Auro Bulbarelli in telecronaca dell'epoca, ci sono tutti i velocisti più forti del mondo, questo è il momento di Petacchi e tu in quella proprio parte. Sì, una grande volata e anche... Stavo bene, venivo da Tirreno, avevo vinto 3 tappe, ero arrivato secondo in classifica, chiaramente erano Tirreno diverse, non si faceva salita da fino a 1500 metri, però erano lo stesso tappe impegnative, tappe difficili, lottai contro un Freire straordinario che vinse la Tirreno per pochissimi secondi, però alla Sanremo era una corsa di un giorno, ero molto veloce, non avevo mai perso una volata e sono riuscito a fare una grandissima volata anche quel giorno. Senti Alessandro, tu hai vinto tantissime corse, tantissime tappe nei giri più importanti, Giro d'Italia, Vuelta e Tour de France. Questa però rimane forse la vittoria più bella?
sì, sicuramente sì, è la gara che amo di più, che ho sempre cercato, che fin da bambino l'ho sempre seguita in televisione, forse perché arrivava nella mia regione, non lo so, mi affascinava un po' la distanza, il fatto di fare quasi 300 chilometri e forse da bambino pensare di vincere una gara di 300 chilometri mi entusiasmava, non so perché, però tuttora per me è la gara che sento di più e purtroppo quest'anno non ci arrivo al 100%, però la correrò lo stesso perché penso che sia giusto correrla, ecco tutto qua. Come stai adesso, Alessandro? Sono venuto via da Tirreno con un forte raffreddore, un po' di catarro. La mia paura era quello che mi scendesse i bronchi, visto che ne soffro parecchio. Stanotte ho tossito molto, però mi sono allenato, è 3 giorni che mi alleno sotto l'acqua, cosa che per me non esiste, può succedere raramente, però fare 3 giorni di fila sotto l'acqua l'ho fatto perché non voglio pentirmi di non aver fatto tutto necessario per arrivare alla Sanremo non meno allenato nella maniera giusta, e oggi ho fatto 3 ore e mezzo dietro la Vespa e sotto l'acqua e ammalato praticamente con dosse raffreddore. La vinta c'è, la voglia c'è, purtroppo spero che nei prossimi 2 giorni di recuperare ancora un po', sto un pochino meglio oggi e le sensazioni fisiche non sono male, però chiaramente in una gara di 300 km bisogna anche respirare bene, non avere acciacchi, poi soprattutto con le mie caratteristiche in salita devo soffrire il meno possibile per arrivare al meglio in volata. Tu hai fatto una bellissima volata alla Tirreno Adriatico. E tra l'altro noi ci siamo incontrati anche al Giro di Sardegna, dove avevi ripreso lì ad andare in bicicletta praticamente, perché l'inizio di stagione era stato già pregiudicato da una malattia precedente. Sì, ho corso pochissimo perché dovevo cominciare in Calabria, a fare Calabria, Qatar, Roma e poi aver fatto la Tirreno. Purtroppo ho dovuto cambiare tutti i miei programmi perché ho fatto 15 giorni di antibiotici, sono finito anche un giorno in ospedale perché ho avuto problemi seri respiratori. Sono riuscito a recuperare 10 giorni prima del Sardegna, ho ricominciato ad andare in bici e chiaramente in Sardegna ho fatto una fatica immensa, però sapevo che soprattutto perché era anche una gara durissima, tutti i giorni si faceva quasi 3.000 metri se non di più di dislivello, quindi mi è servita. Alla Tirreno sono arrivato con una discreta condizione e speravo che questa Tirreno mi mettesse a posto del tutto e purtroppo dopo la terza tappa ho avuto forse questa piccola ricaduta e ci può stare, insomma, perché ho preso talmente tanti antibiotici che probabilmente il mio sistema immunitario è un po' sballato e basta niente che in questo momento con questi freddi sempre così non sai mai come vestirti. Poi in corsa sono stato anche molto attento alla Tirreno, però purtroppo ci sono ricaduto e mi dispiace veramente tanto, perché sapete tutti quanto ci tengo alla Sanremo e io ci sarò, ci provo e ci credo fino in fondo, perché come ho sempre detto non correrei la Sanremo solo per una frattura o per la febbre a 40. Grandissimo, grandissimo Alessandro. Noi tra l'altro, mentre tu parlavi, riproponevamo la splendida volata del 2005, che sia di buon auspicio. Intanto noi ti facciamo un in bocca al lupo per sabato e ti ringraziamo per essere stato qui in collegamento telefonico con noi. Grazie, buon grazie riposo voi, e buona serata. Il lupo. Grazie. Bene, abbiamo sentito Alessandro Petacchi, tra l'altro proprio stavamo facendo le considerazioni oggi pomeriggio in redazione, Paolo, questo problema è quasi una malattia professionale per corridori. Anche io ho finito la carriera sempre con bronchite e allergia. L'apparato respiratorio di un atleta, di un ciclista in particolare, viene messo sotto stress, si respirano anche gas di scarico, pollini, e a fine carriera tanti diventano allergici. Alessandro è qualche anno che ha questo problema, antibiotici sicuramente lo debilitano. Comunque al Tirreno Adriatico ha fatto una volata bellissima, adesso si è recuperato un po', magari con la classe che a lui può comunque arrivare a disputare volata. Bene, adesso noi in attesa di rivivere l'edizione 2006, che sarà l'ultima edizione per questa sera, poi domani sera saremo ancora qui per portarvi fino al 2010, ci fermiamo solo qualche istante per la pubblicità, poi di nuovo qui in diretta da Milano con le immagini dell'epoca 2006, l'anno di Filippo Potato.